Siamo con Massimo Gazzoli, preparatori dei portieri della Robur. Allora, ripartiamo dalla sfida con l'Arzachena, una brutta partita. Come dobbiamo ripartire dopo questa sfida? Ma come dici giustamente te, dopo una brutta partita a volte è anche più facile ripartire, perché i ragazzi sono intelligenti, sanno che la partita non è stata interpretata nel migliore dei modi e quindi ci metteranno quel qualcosa in più che forse probabilmente è mancato ad Arzachena. Anche perché venivamo da 4 risultati utili consecutivi, soprattutto da 3 vittorie e un pareggio, quindi insomma era un momento positivo, forse bisogna guardare a quel periodo per ripartire anche. Sì, sì, sicuramente. Dispiace, perché dopo un periodo positivo si pensava di aver ingranato una marcia in più che questa squadra probabilmente può dare. È stata battuta d'arresto, come ti ho detto, però non è niente di preoccupante. L'unica cosa che è pericolosa è che si torna in Sardegna, dove è sempre più difficile fare partite belle. Finalmente una settimana tipo per preparare una partita, quanto è importante anche questo aspetto? Ma sicuramente è importante, quest'anno è stato un anno particolare, anch'io sono stato tanto giocatore, ma tante partite così ravvicinate non l'ho mai vissute. Giocare tante volte è bello, perché ti offre la possibilità di rimediare subito se una partita è andata male. Invece questa settimana forse era meglio giocare subito mercoledì, perché sarebbe stato, a livello di intensità sarebbe stato più facile, però è meglio perché si prepara normalmente a settimana, è una cosa a cui siamo sempre stati abituati. Domenica c'è l'Olbia, che tipo di avversario ci dobbiamo aspettare? È un'Olbia, una squadra forte, perché secondo me è una squadra forte, una squadra che sull'isola compie sempre partite molto più importanti rispetto a quando vengono in terraferma, però è anche vero che noi siamo il Siena, possiamo e dobbiamo dare qualcosa di più. Senti, in questo avvio di stagione sicuramente una delle note più positive è quella di Nikita Contini. Ecco, cosa pensi di questo portiere, come stai lavorando con lui, cosa ti aspetti anche da questo proseguo di campionato? Nikita lo conoscevo già, perché l'avevo già avuto, e secondo me è un portiere che può ambire a categorie molto più alte di questa, con tutto il rispetto. È un portiere forte, un portiere che secondo me, se è concentrato e attento come lo è in questo momento, ci può dare grandi soddisfazioni, e sono contento che stia dando una mano in questo momento non facilissimo della squadra.